vediamo Raspadori, non sentiamo però Fabrizio Tumbarello. Eccomi. Eccolo, vai Fabrizio. Mi sentite? Siamo in diretta, vai. Allora sì, siamo con Giacomo Raspadori, è entrato subito bene in partita, anche sfiorato il vantaggio, Collini le ha negato il gol della possibile vittoria. Quali sono le sue sensazioni? No, è stata sicuramente una partita in cui volevamo prenderci 3 punti, quindi c'è poco da dire, dobbiamo lavorare, dobbiamo prendere quello che è stato di positivo, quello che c'è da migliorare, andare avanti e continuare per la nostra strada. Per la prima volta non avete preso gol, però non siete neanche riusciti a vincere per la prima volta, siete il miglior attacco, eppure oggi non siete riusciti a segnare. Che cos'è che non ha funzionato? Beh, penso che ci sia stata un po' di imprecisione nella parte finale, nell'ultimo passaggio, nella conclusione, sicuramente dobbiamo lavorarci e cercare di, quando abbiamo le occasioni, cercare di essere più precisi possibile. Studio. Giacomo, buonasera. Sei uscito dalla comfort zone di Sassuolo, ti sei messo in gioco anche con un certo coraggio, perché Napoli è sicuramente una sfida affascinante, però arrivi in una piazza nella quale sostanzialmente il posto te lo dovrai guadagnare. Quali sono le tue sensazioni dopo pochi giorni lì a Napoli? Ciao, buonasera. No, è sicuramente un cambiamento importante, un cambiamento che ci tenevo a fare. Sono sempre stato un ragazzo ambizioso e questo cambiamento mi stimola e per me è un grande motivo di orgoglio essere qui e sono pronto a mettermi a disposizione a lavorare per la squadra. Claudio Marchisio. Ciao Giacomo, innanzitutto complimenti per il tuo rival Napoli, anche della partita di stasera, perché sei entrato veramente con la testa e la decisione giusta. Volevo chiederti invece se, anche se in poco tempo, se Spalletti ti ha già proposto anche qualche altro ruolo con cambiamento di modulo e qualche altra posizione in questa tua nuova maglia. Ciao Claudio, buonasera. Per come sono fatto mi si metto sempre a disposizione, sono pronto a qualsiasi cosa, sono pronto a mettermi a disposizione, come ho detto prima l'importante è il bene della squadra, è quello di cercare di mettere nelle condizioni migliori tutti di esprimersi e questo aspetterà il mister e sarà sicuramente lui a farlo nel modo giusto. Carolina Morace, altro grande attaccante. Sì, intanto complimenti per la prestazione e siccome Claudio mi ha rubato la domanda, devio e ti chiedo, ma tu in quale ruolo ti trovi meglio? Cioè abbiamo visto che nei ruoli di attacco laterale, trequartista, punta centrale, riesci a fare tutto anche perché hai delle qualità fisiche notevoli. Qual è il ruolo in cui ti senti, la posizione in campo in cui ti senti più a tuo agio? Ciao, buonasera. Come ho detto già altre volte, penso che rimanere nel centro del campo è la posizione in cui mi sento più a mio agio, ma per caratteristica ho fatto un po' tutti i ruoli, riesco ad adattarmi comunque in funzione della squadra e diciamo che l'obiettivo, come ho detto anche nella domanda precedente, è quello di cercare di essere nelle condizioni di far esprimere al meglio la squadra e me. Ana Chiles. Buonasera Giacomo. Ci sono stati tantissimi rumor questi ultimi giorni, soprattutto sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo. Immagino che sarai anche stanco di questa domanda, però ti vedresti a giocare insieme a lui? Ti piacerebbe avere Cristiano al Napoli con te? Ciao, buonasera. No, sicuramente chi è che non vorrebbe, non avrebbe piacere nel giocare con un giocatore del genere, ma dobbiamo concentrarsi su chi c'è qua, sul livello già alto che c'è, sui giocatori forti che ci sono. Per me è una grande fortuna, un privilegio poter condividere lo spogliatoio con questi giocatori, ma con questi anche grandi uomini. E per me, ripeto, è un grande privilegio. Beh, Jack, non sarebbe male però in coppia con CR7, insomma tu che fai l'assist a CR7, che poi fa la sua esultanza, il suo siu, non sarebbe male. O Cristiano a lui. Che dici? Non ho sentito. Dico, non sarebbe male con CR7 fare un bell'assist a CR7. Sì, sarebbe sicuramente bello, ma è altrettanto bello fare un assist o comunque essere utile alla squadra con tutti i giocatori forti che ci sono adesso. Eccolo, guarda che bella esultanza, grazie alla regia, grazie anche a Jack Raspadori. Abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo e allora noi andiamo subito dal nostro Ciro Venerato, l'abbiamo detto, è lì all'ingresso.